Conseguentemente non è giusto, è totalmente ingiustificato e ingiusto dire che il Consiglio di amministrazione a cui appartengo si è mosso senza la sufficiente sensibilità nei confronti del problema amianto. Dico di più, nei confronti del problema sicurezza, perché durante il rettorato Aiani, proseguendo l'attività dell'ultima parte della dottoressa, abbiamo provveduto alla formazione del personale dirigente, abbiamo provveduto a fare tutta una serie di azioni che in qualche modo sono impegnative solamente nel capitolo strettamente sicurezza. E quindi non è vero che non abbiamo investito, tempo e risorse. Dopodiché la volontà di tutti, ma penso che sia di chiunque di noi presente, è quella di addivenire nel più tempestivo, con le modalità più rapide, ad una risoluzione del problema. Il rettore dice: attendiamo la relazione ARPA per sapere se, quando e come intervenire, sperando di intervenire nel modo più rapido possibile, compatibilmente con le nostre risorse economiche, che saranno sicuramente compatibili perché sono riassorbibili in un bilancio come il nostro, con dei tempi che speriamo non creino problemi nell'organizzazione dell'attività didattica. È tutto qui il problema, non è assolutamente... Che cosa succederà in questi primi 10 giorni? La dottoressa Belli, dirigente dell'area tecnica, direttore dell'area tecnica, ha già affidato o sta affidando ad un'azienda specializzata repertazione di tutti i fanpoint e pulizia dei fanpoint. Quindi il problema del mastice accidentalmente caduto verrà sostanzialmente trovato dall'ARPA su nostra richiesta della mappatura, no? Le dico francamente che è già straordinario che hanno preso un fanpoint. Ci sono andati, meno male che ci sono andati, tanto per intenderci. Contestualmente in questi giorni si farà un ulteriore sopralluogo, ci auguriamo addirittura con lo Spresa, perché a questo punto diventa molto difficile, non è una questione di ping pong tra noi e lo Spresa, per capire esattamente quali sono le azioni che sono irrinunciabili, cioè le azioni che non si possono dilatare nel tempo. Fatto questo, comunicazione trasparente ovunque, d'altronde l'abbiamo avuto anche ieri un incontro, noi in totale trasparenza, eravate più informati noi di quanto lo fossero alcuni di noi che erano presenti, no? Con totale trasparenza si comunica quello che viene fatto. Basta. Come? Allora, per quanto riguarda, vediamo, e poi dopo apriamo e allarghiamo la discussione, vediamo prima delle cose che sennò si perdono. Primo intervento sui Francoil, che cosa si fa sui Francoil? Non ho capito, proprio dice dobbiamo scrivere e comunicare anche noi che cosa si farà sui Francoil. Vengono esaminati uno per uno da un'azienda specializzata che con una tecnica probabilmente ad umido provvederà a rimuovere i frammenti presenti, che come le signore ieri potrebbero essere frammenti di mastice, malauguratamente, ma anche le mosche, ma anche un pezzo di carta delle caramelle, quello che trovano. Esaminati vuol dire comunque vengono tutti puliti. Vengono tutti esaminati, di che se li puliamo è inutile. Esaminati e puliti, okay. L'azienda certificherà. Okay. Questo per quanto riguarda tutti, certo, quanti. Certo. Scale. Vengono impedite all'uso in questo momento perché la prescrizione è incombente, quindi il datore di lavoro nella figura del rettore non può non tener conto della prescrizione, a meno che ci si rivolga al TAR adducendo motivazione amministrativa per, ma le dico francamente personalmente, quindi pensiero personale da igienista, è una prescrizione tipo quella che lei ha detto, quando chiude qualsiasi altra situazione analoga intesa non per l'ammaloramento del linoleo, ma perché c'è linoleo, a me creerebbe grossi problemi. Infatti io sono perfettamente in linea con il pensiero del rettore che chiude tutto, però noi abbiamo anche responsabilità complessive, e cioè esistono elementi per cui si crea... Ma mi scusi, perché se no non ho capito, perché finora avevamo capito tutti quanti noi che il problema delle scale era l'ammaloramento, cioè, non l'esistenza, e allora il problema è quelle scale sono in cattive condizioni. Mi permetto di dire una cosa, ma serve secondo me anche per parlarci meglio. Va bene, così. È vero, diciamo sì, io sono d'accordo, dico una cosa, non la posso dire così, è cambiato qualcosa col nuovo rettorato. C'è stata... è un'affermazione mia. Un'affermazione. Affermo che è cambiato qualcosa. Peggio, è cambiato il rettorato. C'è stata più comunicazione. Questo però, ma proprio per aumentare la comunicazione, noi dobbiamo essere consapevoli che nonostante tutti i passaggi fatti, noi ci siamo trovati di fronte a due problemi. Il primo, il meccanismo dell'ARPA
non ha funzionato alla perfezione. Spiego perché. Perché io penso sia stato questo il meccanismo. Abbiamo dato all'ARPA la mappatura, ci siamo dimenticati di andare a controllare ogni mese, ogni due mesi, non sono un tecnico, lo stato della pavimentazione, di cui eravamo consapevoli della presenza di amianto e della necessità di controllare eventuali ammaloramenti. Due, una certa, diciamo così, preoccupazione per molti, e io questo invito sempre la parte a non dimenticare, è perché fino all'anno scorso, con il nuovo rettore, lo dico mentre non sente, fino all'anno scorso, fino all'arrivo del nuovo rettore, ci veniva sempre detto, prima di lei, non vi preoccupate, non c'è niente, l'amianto lì non c'è. Abbiamo passato, lo dico, ma se fosse lei lo direi anche di lei, Bertolino, professor Bertolino, che nota Pellizzetti, e molti tecnici precedenti a dire che non c'era nessun problema e che noi eravamo delle persone, stiamo parlando del passato. Però lei non può fare a meno di questo passato, non perché è suo, perché deve comprendere che c'è preoccupazione. Noi dobbiamo dire, secondo me, qualche cosa non ha funzionato, perché sennò non si sarebbe arrivati a questo punto. Boh, come andiamo avanti? Andiamo avanti. Cosa, è cambiato rettore, ma è anche cambiata la direzione tecnica. Il mio primo atto è stato, no, abbiamo detto, cambiare il dirigente tecnico con la delega della sicurezza, che era dottoressa Belli. Precedenti. Quindi c'è stato un cambio non solo di vertice, ma anche di... Allora, però, ritornando allora alle scale. Le scale, che intervento si prevede per le scale? Pensate di coprirlo con altro linoleum, come spesso è stato proposto? Secondo problema, accanto a questo, tutti i linoleum presenti. In attesa, secondo me, è certo che dobbiamo puntare a farci cofinanziare da regione, comune e da chi che sia. Dico, però, e per coprire tutto il linoleum che contiene amianto con nuovo linoleum, o quelle soluzioni tecniche, non sono io, quindi, certo. Però non sarà in 10 giorni, penso, questo. Ci vorrà di più. Che cosa si fa in 10 giorni? E prima di far entrare gli studenti in un'aula, cosa facciamo al linoleum? Posso aggiungere?